Nel cuore di Valeggio sul Mincio rombano i motori. Sono quelli delle automobili del Club Modena che sfrecciano nel paese. Ma la vera competizione è fra i fornelli, nella cucina del ristorante Il Cacciatore, dove i tortellini nostrani sfidano quelli romagnoli. Prima di tutto l'avvenimento delle auto storiche che ma fate così nel paese, perché le simpatico, le belle macchine storiche le ciapa sempre. Però siccome che le macchine storiche le vedo da Bologna, e allora ne approfitta per dire, i tortellini di Bologna sono più o meno buoni dei agnolini che fema Valeggio. E là ti voglio, e adesso vedema, perché adesso mangiamo i tortellini di Bologna che loro si sono portati e cuoceranno nella nostra cucina, nel brodo, come dislori. Noi fema i tortellini o gli agnolini de Valeggio al burro fuso. E al ristorante Il Cacciatore la saggezza, la tradizione di un tempo, unite ad abili mani, danno vita ai famosi tortellini, lavorati ad uno, e ce n'è davvero per ogni palato. Questa sera prepareremo dei tortellini di Bologna in brodo, invece i tortellini di Valeggio li faremo al burro fuso con la salvia. Normalmente invece che cosa preparate per i vostri clienti? Beh, noi come ristorante facciamo 7 tipi di tortellini diversi, con i porri, con il radicchio rosso, i tradizionali con la carne, la zucca, il basilico e gli spinaci ricotta. E tutte queste specialità possono divenire il cuore dei vostri banchetti nuziali e delle vostre cerimonie. E qui al Cacciatore, dove il passato abbraccia il presente, l'atmosfera è davvero suggestiva. Sì, certo, la sala è molto accogliente e molto ampia. Abbiamo un salone unico, noi facciamo un matrimonio solo alla volta. Ci piace curarlo nei minimi particolari e nella bella stagione ne facciamo qualcuno, ecco. E per non rinunciare a queste bontà anche fra le proprie mura di casa, al Cacciatore i tortellini si vendono anche in pratica confezioni da sporto. E a questo punto, buon appetito!